da Luci! Oggi realizzeremo insieme lo scaldacollo basic, in completo col basco e i guanti basic. Infatti riconoscerete sicuramente la mia bellissima tonalità di verde, apprezzo moltissimo il verde come voi già saprete, ed ho scelto questo punto molto molto semplice, adatto anche alle principianti, con lavorazione con chiusura semi invisibile. Adesso lo andiamo a cercare e ve la faccio vedere. Ecco, questa è la chiusura, voi vedete va leggermente stortina, ma è praticamente quasi invisibile. Infatti se io giro il mio scaldacollo a colpo d'occhio non si vede molto, quindi vedremo anche la chiusura invisibile fatta su lavorazione dritta e quindi non solo in circolare come il basco. Ho utilizzato un filato veramente bello di Merceria Italia Artisan. Qui infatti trovate il link nel quale andare a visitare e a sbirciare tutti i bellissimi filati che ha la mia amica Francesca. Ora vediamo nel dettaglio il filato. Questo bellissimo filato è di lana gatto made in Italy e si chiama Super Soft. Il colore che sto andando ad utilizzare è il 13277 e adesso vi dico le caratteristiche di questo bellissimo filato. Andiamo quindi ad aprire la nostra fascetta. Vi dico che è un 100% pura lana vergine merino extra fine. Extra fine non si riferisce allo spessore, infatti questo filato si può lavorare tranquillamente col 4, 4,5, dipende dalla vostra mano. E vi dico anche la metratura. Ogni gomitolo è da 50 grammi per 125 metri. In descrizione poi vi lascerò esattamente la quantità utilizzata da me per realizzare questo scaldacollo e vi lascerò anche la quantità finale per realizzare l'intero set. Quindi bando alle ciance, partiamo subito dopo la sigla col tutorial. Progetto originale io sono partita con 96 catenelle, multiplo di 8, quindi a seconda della vostra mano, del filato che andate ad utilizzare e dell'uncinetto fate una catenella che cinga la vostra testa. Io l'ho fatto leggermente più largo perché voglio metterlo sui colli delle giacche. I colli delle giacche, quindi con collo alto, volevo che fosse un po' più largo, però vi dico che come scaldacollo è stretto e come collo è largo, quindi vi consiglio di fare una catenella che arrivi attorno ai 55-60 cm rispettando il multiplo di 8. Fatto questo, partiamo con chiudere in cerchio. Quindi tenendo dritta la catenella andiamo a chiudere in cerchio la nostra catenella, ovviamente questo è un campione quindi è più piccola, e con una maglia bassissima andare a unire la coda alla testa della nostra catenella. Partiamo quindi con un giro di semplicissima maglia alta e realizzata in questo modo. Quindi due sole catenelle, ritorniamo alla base delle due catenelle, lo vedete perché si allarga leggermente il primo punto, e lì dentro facciamo la nostra maglia alta. Ricordate che le due catenelle non vengono mai contate, la nostra prima maglia è questa. Ora in ogni catenella sottostante andiamo semplicemente a lavorare tutto un giro di maglie alte. Altro piccolo consiglio: se volete che non tiri la catenella, io non l'ho fatto perché è un campione, però se volete che non tiri questa catenella, quindi non vi dia la rigidità dell'inizio del giro, utilizzate per la catenella un uncinetto di un numero più grande. Quindi io sto utilizzando in questo momento il 3,5 per farvi vedere la lavorazione, ma sarebbe sufficiente il 4. Voi usate un numero in più di quello che andreste ad usare per la lavorazione dell'intero scaldacollo. Quindi se usate un 3,5 usate il 4,5 per partire solo la catenella,
Se usate il 4, usate il 5 per la realizzazione della catenella. Mi raccomando, solo per la catenella. Il primo giro lo realizzerete direttamente con l'uncinetto col quale realizzerete l'intero scaldacollo. Ora io procedo col mio giro di maglie alte. Ho lavorato anche l'ultima maglia. Ora ignoro le due catenelle e sulla prima maglia alta vado a chiudermi con una maglia bassissima. In questo modo, come vedete, risulta poco visibile la chiusura. 2 catenelle per partire, nuovamente alla base delle 2 catenelle vado a fare la prima maglia alta, che sarà quella conteggiata, perché le 2 catenelle non vengono mai conteggiate. Partiamo dunque col primo giro. Abbiamo già fatto la prima maglia alta, andiamo a farne una seconda, una terza e una quarta. Quindi su ogni maglia sottostante lavoriamo una semplicissima maglia alta. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia sottostante e andiamo sulla seguente. E facciamo una maglia alta. Ora dobbiamo conteggiare 7 maglie alte, ognuna sulle maglie che seguono. Una l'abbiamo già fatta, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Catenella di separazione, saltiamo una maglia e ricominciamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Quindi 7 maglie alte alternate ad una maglia sottostante saltata con una catenella di separazione. Siamo arrivati alle ultime maglie. Ho fatto la catenella di separazione, salto una maglia sottostante, me ne rimangono 3. Una, 2 e 3, perché come vedete con queste 3 io in totale ne ho 7, 4 le avevamo fatte ad inizio giro e 3 a fine giro. Chiudo sempre nello stesso modo, quindi sulla prima maglia alta ignorando le 2 catenelle iniziali. Ci rialziamo con 2 catenelle e rilavoriamo all'interno della prima maglia alta, quindi alla base delle 2 catenelle, con una maglia alta. Ora faremo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare all'archetto creato dalla catenella. Quindi 4 maglie alte. All'interno del mio archetto vado a fare una punto puff o nocciolina o popcorn, chiamatelo come si può chiamare in vari modi, è fatto da 5 gettate. Quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno del foro, pesco il filo e alzo bene, gettata, entro, pesco il filo e altro bene e alzo bene, scusate, lo faccio per 5 volte, quindi a creare un bel punto puff cicciottino. Ora chiudo tutto insieme lasciando questo filo sull'uncinetto e vado a chiudere come una normale maglia alta. Quindi io chiudo in questo modo perché la catenella del punto nocciolina si vede molto meglio se io chiudo come se fosse una maglia alta. Ora lavoro le 7 maglie successive, stando bene attenti di prendere bene la prima perché verrà un po' nascosta dalla nocciolina. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Filo sull'uncinetto, andiamo a fare un'altra nocciolina. Entro e alzo. Due, tre, 4 e 5. Esco da tutto tenendo la catenella
la prima catenella sull'uncinetto, chiudo come una normalissima maglia alta e ho fatto la nostra nocciolina. Nuovamente lavoro tutte le maglie. Faccio questo per tutto il resto del giro. Arrivata al termine del giro, chiudo come fatto finora con una maglia bassissima sulla prima maglia alta, sempre ignorando le due catenelle. Scusate se divento ripetitiva, ma vorrei evitare che qualcuno sbagliasse. Come vedete, la chiusura si nota pochissimo, si nota comunque, ma pochissimo. Ci alziamo con 2 catenelle, sempre solita maglia alta sulla maglia alta sottostante, quindi alla base delle 2 catenelle, ed ora andiamo a fare tutto un giro di maglie alte senza contare. Voglio farvi vedere come è così semplice trovare la catenella della nocciolina con questo tipo di chiusura. Vedete che non dobbiamo infilarci qua facendo un buco enorme, ma proprio sulla catenella come se fosse una normalissima maglia alta, ed è per questo che lo chiudo in 2 tempi la nocciolina, come se fosse una semplice maglia alta, proprio perché la sua catenella rimane molto ben visibile. Quindi ora faccio tutto un giro di maglie alte su questo giro. Vi faccio rivedere come è molto ben visibile sopra alla nocciolina, ma lo vedrete anche da voi. Vedete, questa è la catenella sopra la nocciolina. Quindi proseguo così ovviamente fino al termine del giro. Chiudo il giro come fatto fino ad ora, maglia bassissima sulla prima maglia lavorata. 2 catenelle, ora faccio la prima maglia alta sempre alla base delle 2 catenelle e vado a realizzare subito la mia catenella di separazione, e vi faccio vedere il perché. Se noi andiamo a guardare, questa è la maglia sopra la nocciolina. Ora, siccome dobbiamo alternare, la nocciolina dovrà essere fatta al centro tra appunto una nocciolina e l'altra, quindi le maglie erano 7 sulla quarta maglia. Se noi andiamo a contare a ritroso, questa è la maglia della nocciolina ed è 1, 2, 3, questa è la quarta, cioè quella che dobbiamo saltare. Quindi catenella di separazione, filo sull'uncinetto, la seconda maglia la saltiamo e andiamo a lavorare le 7 maglie dalla maglia successiva. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Catenella di separazione, saltiamo questa maglia e ricominciamo a lavorare le 7 maglie alte. Vedete, il forellino rimane al centro delle 2 noccioline sottostanti, quindi sulla quarta maglia, contando sia da destra che da sinistra, perché vedete 1, 2, 3 e questa sarebbe la quarta, 1, 2, 3 e questa sarebbe la quarta, quindi come potete vedere è perfettamente al centro. Io proseguo così per tutto il resto del giro. Andiamo a chiudere anche questo giro con la maglia bassissima sulla prima lavorata, 2 catenelle, ed andiamo a lavorare la prima maglia alta alla base delle 2 catenelle. Ora il prossimo punto è la nocciolina, quindi gettiamo il filo sull'uncinetto e facciamo 5 gettate per andare a creare la nostra nocciolina. Chiudo lasciando sempre la primissima catenella e vado a chiudere come se fosse una maglia alta. Faccio le 7 maglie successive, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e di nuovo un punto puff, quindi getto il filo, pesco e alzo, pesco e alzo, pesco e alzo, pesco e alzo, pesco e alzo per 5 volte.
esco da tutto lasciando il primo cappietto e chiudo tutto insieme. Quindi proseguiamo in questo modo fino al termine del giro. Come potete vedere, le noccioline stanno alternando. Vi faccio notare che io non ho cambiato l'uncinetto per la partenza. Vedete che tende a stringere e tirare qui sotto, per quello che vi consiglio di usare per la catenella iniziale un uncinetto di un numero più grande, altrimenti il vostro scaldacollo qui rimarrà troppo rigido e brutto anche da vedere, perché comunque stringe. Di conseguenza io vi consiglio proprio di utilizzare quel metodo. Vedete anche l'inizio del giro, che è sì visibile ma non tantissimo, bisogna proprio guardarlo bene. Comunque risulta molto pulito. Io finisco questo giro, faccio il giro successivo di semplicissima maglia alta. Sono partita già facendo la prima maglia alta, quindi facciamo la prima maglia alta. Adesso vi faccio vedere come lavorare sempre al centro delle noccioline per essere precisi. Allora, per essere precisi dobbiamo sempre calcolare contando le maglie che ci sono sulle noccioline due giri sotto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sono 7, ok? Proprio in quel giro noi contiamo 1, 2, 3, la maglia da saltare è questa, quindi la sua corrispettiva nel giro sottostante è questa. Ora contiamo quante maglie dobbiamo fare, una l'ho già fatta, 2, 3, 4 e 5, quindi se nel secondo giro eravamo partiti con 4 maglie alte e l'archetto di una nocciolina, in questo giro dobbiamo partire con 5 maglie alte. Perché vi faccio fare questo? Allora, noi potremmo anche tranquillamente fare sempre la stessa cosa, ma voi noterete che la nocciolina non vi viene perfettamente centrata a quella di nella stessa posizione 3 giri sotto, 4 giri sotto. Noi vogliamo che sia centrata perfettamente, quindi facciamo sempre riferimento al giro dove abbiamo le noccioline sotto. Quindi se qua 2 giri sotto a quello che stiamo per andare a fare abbiamo le noccioline, contiamo le maglie che ci sono al centro, noi proprio dobbiamo sempre farlo sulla quarta. Quindi questa è la quarta, riconto la quarta sul giro sopra e noi qua dobbiamo andare a fare quell'archetto per rimanere perfettamente al centro. Quindi sono 5 maglie, una l'ho già fatta, 2, 3, 4, ecco qua 5. Catenella di separazione, salto questa maglia sottostante e da qui inizio sempre a contare 7 maglie prima di rifare l'archetto da una catenella. 3, 4, 5, 6 e 7. Ora non devo più contare le due righe sotto perché le maglie tra un foro e l'altro sono sempre 7. Però voi vedete che questo foro, se io vado a tirare una riga, vedete che questo foro è esattamente allineato. Se io avessi fatto solo 4 maglie sarebbe venuto così, quindi non sarebbe stato perfettamente al centro. Lo schema mi diceva proprio che io dovevo fare 4 maglie e poi ricominciare. A me non piaceva il fatto che tutta la lavorazione slittasse, cioè noi avremmo visto la lavorazione un po' in diagonale. Perché? Perché come la chiusura, le maglie hanno la catenella a destra, quindi lavorando tutto sul dritto e non lavorando in giri di andata e ritorno rimaneva veramente spostata e brutta. Così ho trovato questa piccola soluzione, questo escamotage, spostarmi sempre di una maglia calcolandole su due giri sotto. Quindi sempre nel giro di noccioline andiamo a calcolare dove posizionare due giri sopra la nocciolina. Io concludo il mio giro, dopodiché il nostro tutorial è praticamente finito. Piccola annotazione: arriverà a un certo punto del vostro scaldacollo dove dovrete iniziare con una nocciolina, perché se noi andiamo
spostando sempre le maglie iniziali, prima o poi arriverà il momento in cui dovete aprire il giro con una nocciolina. Vi spiego subito come si fa. Allora, farete le due catenelle e realizzerete immediatamente la nocciolina, quindi non ci sarà nessunissimo problema. Se invece volete ovviare a questo particolare problema di dover spostare la nocciolina, vi basterà lavorare in giri di andata e ritorno. Certamente non avrete tutto lo scaldacollo sul dritto, ma avrete un giro a dritto, un giro a rovescio, un giro a dritto e un giro a rovescio. In questo modo andrete ad ovviare questo piccolo problemino, che problemino non è, perché la lavorazione è talmente semplice che sicuramente non avrete assolutamente difficoltà nella sua realizzazione. A questo punto il tutorial è finito, perché come potete vedere io ho semplicemente chiuso con l'ultimo giro di maglia alta, quindi esattamente come avevo iniziato, e abbiamo il nostro bellissimo completo creato da guantino scaldamani, ovviamente senza dita, basco, e trovate naturalmente i tutorial relativi nei video sotto a questo, ed anche il bellissimo scaldacollo. Come potete vedere è un completo veramente molto bello, lo consiglio per voi oppure se volete fare un regalo a qualcuno. Io vi mando un bacione grande, vi invito per i filati ad andare a visionare il sito di Merceria Italia Artisan. Vi lascio in descrizione sotto al video anche il quantitativo, i link relativi ai filati, il quantitativo che ho utilizzato per lo scaldacollo e per l'intero completo, così che voi abbiate esattamente la quantità che vi occorre per realizzare anche l'intero completo. Io vi mando un bacio grandissimo. Ciao da Luci, al prossimo video tutorial. A presto!